partendo da una suggestione che viene dalla lettura di un ormai classico libro del Lucio Demetrio, che è l'autobiografia come cura di sé. Quindi l'idea sviluppata in maniera veramente egregia dalla nostra laureanda è che sia il concetto di memoria che il concetto di tempo, che non è un concetto naturale, non è un concetto culturale, derivi dalla coscienza, dalla costruzione della coscienza autobiografica, che evidentemente ha bisogno di tempi simbolici e culturali. Non voglio dire oltre, perché penso che Lumena sia in grado di dire molto bene su quello che ha fatto. Grazie. Io prima di tutto voglio ringraziare Marco e Federica, perché per me è stato veramente un onore e un piacere lavorare a questo progetto insieme. Quindi prima di tutto grazie. E voglio partire dicendo che appunto il mio progetto si intitola E se non mi ricordassi più, e nasce dall'incontro con una bambina, Margherita, diversi anni fa, durante un centro estivo, che durante un momento di niente mi ha detto questa frase: da piccola non ti ricordi tutte le cose, ma la mamma mi ha detto che da grande ti ricordi molte più cose, e se non te le ricordi te le dicono le persone che se le ricordano. E questa frase mi ha colpito in modo particolare, perché anche a livello personale questo tema della conservazione dei ricordi è un tema che risuona molto dentro di me. E quindi ho voluto strutturare una ricerca, iniziare una ricerca proprio a partire dalle parole di Margherita. E ho seguito il suo ragionamento. Premetto che ovviamente la mia ricerca non è stata da un punto di vista scientifico. Io ho indagato le emozioni e tutto quello che riguarda un po' un rapporto personale con i ricordi. Quindi, prima di tutto, per avere una memoria serve una storia. Ovviamente un adulto ha più ricordi di un bambino per una questione di tempo vissuto. Ed è anche necessario accogliere la propria storia, accettare la propria storia per poter avere a che fare con la memoria. Senza la mia storia io chi sarei? In secondo luogo, ordine e disordine influenzano la memoria. Adulti e bambini hanno modi diversi di catalogare e organizzare i ricordi all'interno della loro mente, e questo ovviamente influenza anche la percezione dei propri ricordi. Avere dei punti di riferimento solidi e codificati, come appunto come diceva Marco, la successione del tempo o l'orientamento nello spazio, sono dei modi per riuscire a far sbiadire i ricordi e a tenerli aggrappati a qualcosa di concreto e poterli rifrequentare. E infine serve qualcuno o qualcosa che custodisca i ricordi, perché infatti sostanzialmente la nostra memoria è qualcosa di esterno a noi, si appoggia su elementi, luoghi anche in senso lato, che siano odori, sapori, affetti, oggetti, che sono esterni a noi e quindi diventano dei custodi, degli stimoli per ricordare e incarnano il ricordo stesso. Un tema che mi ha colpito in particolare studiando appunto un po' la memoria è questo fenomeno dell'amnesia infantile, che è una fase attraverso cui passano i bambini tra i 6 e gli 8 anni, e durante la quale nascono nuove cellule neuronali, il cervello subisce dei cambiamenti e quindi c'è una sorta di sovrascrittura dei ricordi e si attraversa un momento di vuoto, di amnesia. E anche l'ingresso a scuola con nuove forme di socializzazione e appunto la codifica di alcuni elementi come il tempo e lo spazio contribuiscono a far perdere i punti di riferimento che venivano utilizzati prima dal bambino. E appunto si sviluppa la memoria episodica in modo un po' più strutturato e appunto spazio e tempo acquisiscono nuovi significati. E a partire da questo tema, unito a tutta la ricerca sulla memoria, ho voluto progettare dei laboratori proprio perché volevo che il mio progetto avesse come interlocutori i bambini stessi e volevo che fossero loro a raccontare
raccontarmi quale fosse la loro esperienza nei confronti della memoria e quali fossero i loro ricordi. Un altro presupposto da cui sono partita per costruire il laboratorio è che la memoria non è un archivio, non è un archivio da cui estrarre i ricordi intatti e riporli identici a se stessi e ritrovarli sempre uguali, ma è una fabbrica, è un'azione continua, una riscrittura e quindi in questo senso è anche un viaggio formativo, perché è un percorso, è una frequentazione che modifica i ricordi, li arricchisce, li cambia in base alla nostra frequentazione di essi. E ho voluto utilizzare il disegno come strumento per andare a cercare di sgrovigliare la matassa dei ricordi e anche per permettere ai bambini di raccontarsi, quindi di raccontare la propria storia attraverso i ricordi e strutturare in questo modo la loro identità. Infatti qui, se posso, lo leggo, è un estratto di una delle giornate di laboratori dedicata proprio alla riflessione, e in grassetto sono le mie parole e il resto sono le parole della classe, no? Di questi bambini. Questo bambino mi dice che era un po' stanco mentre disegnava e gli dico: e forse mentre eri triste avevi i pensieri aggrovigliati da un'altra parte, può essere? Quindi se uno ha i pensieri aggrovigliati da un'altra parte, poi è più distratto di disegnare. Però come dice un'altra bambina, disegnare per aiutare a sgrovigliare i pensieri, alla fine stavi meglio? Sì, ero un po' meno triste, quindi è utile disegnare. A voi piace? Sì. Alla prima volta, quando mi sono sentito contento, il primo incontro di laboratorio, è perché quando io avevo il Covid, che è stato marzo, e che io ero l'unico che non aveva il Covid, e i miei genitori sì, io dipingevo sempre, perché sono stato più di una settimana in casa, e allora tutti i giorni, visto che mi annoiavo a guardare la TV, dipingevo sempre. E dopo, è da un po' che ho smesso, e adesso ho ripreso. Bene, quindi se tu riguardi i disegni che hai fatto durante quella settimana di Covid, ti ricordi di come stavi? Sì. Quindi i disegni sono dei ricordi, siete d'accordo? Sì, è una cosa potente e utile, molto interessante. Quando sarete grandi, se riguarderete questi disegni, vi potrete ricordare di adesso? Sì, quando li riguarderemo diremo: quando l'ho fatto questo disegno? Aspetta, ah, me lo ricordo. Come ho strutturato i laboratori? Li ho proposti a due scuole primarie, due classi prime e una classe seconda. Durante i primi due incontri abbiamo disegnato, io gli ho proposto delle domande che sono quelle che vedete qua e loro hanno risposto con il disegno e la scrittura. Il terzo incontro è stato dedicato alla riflessione. Alla fine dei primi due incontri mettevamo tutti gli elaborati dentro una scatola che abbiamo chiamato scatola dei ricordi, che poi è stata riaperta durante il terzo incontro. Quindi abbiamo anche in un certo senso reso concreto il processo del ricordare e del rifrequentare i ricordi. Giusto un commento sui risultati, nelle classi prime il risultato è stato molto interessante perché i bambini hanno disegnato i loro ricordi come se fossero delle istantanee, precisissime, puntualissime, di momenti apparentemente insignificanti e però intrisi di emozioni e di sentimenti. Mentre nella classe seconda la maggior parte dei bambini mi hanno detto che non ricordavano nulla e che non sapevano cosa disegnare. E quindi mi sono trovata nella situazione di proporgli di disegnare degli oggetti o dei luoghi che fossero un tramite per ricordare. Quindi loro si sono concentrati più sul ruolo simbolico degli oggetti. Con tutto il materiale che ho raccolto dai laboratori ho progettato un album illustrato che vorrei che fosse uno spunto per continuare questo lavoro, non vorrei che fosse la conclusione ma come una spirale che porta ad altri laboratori e porta ad altre riflessioni. E ho voluto fortemente che fossero i bambini stessi e le bambine stesse a raccontarmi cosa succede dentro di loro quando si parla di memoria, quindi dentro questa storia ci sono elementi che ho preso dalle loro parole, dai loro disegni, proprio perché
essendo rivolto a loro, volevo che fosse un racconto appunto autentico, attuale e vero, della memoria, un racconto della memoria dell'infanzia, un racconto vero. E la tecnica che ho utilizzato è il frutto di un percorso personale recente che ha visto i bambini come maestri per me, perché li ho osservati disegnare e li ho visti usare dei gesti proprio autentici, sì, ho quasi fatto, okay. Due slide. Perfetto. Dei gesti autentici e incentrati proprio sul piacere provato nel processo del disegnare più che concentrato sul risultato. La storia si svolge dal singolare al collettivo, da un'esperienza di Margherita alla condivisione con i compagni di classe e nella condivisione insieme riescono a riflettere sul tema, a porsi delle domande e infine a chiedersi quali possono essere delle soluzioni, cioè come si possono conservare i ricordi, e ognuno risponde con una soluzione che corrisponde di più a se stesso. E ho voluto inserire proprio in questa parte finale la frase della Margherita originale, quindi quella che ha ispirato tutto questo progetto, anche in un certo senso come ringraziamento per aver condiviso con me questa cosa così privata e importante. Invece in un caso del genere, in un laboratorio come questo, nella
questa grande qualità dell'accoglienza e dell'ascolto, perché non è la prima volta, è un messaggio secondo me riuscitissimo, si vede bene, che le sue storie nascono proprio dall'ascolto di storie altrui e si vede anche nel modo in cui questa storia cresce, viene elaborata e viene strutturata, questo continuo ascolto, cioè l'ascolto continua anche mentre la storia diventa una storia anche autore, perché viene scritta e viene scorricordata, è una peculiarità. Io ti conosco da triennio, quindi so la intorno al posto, che ho pubblicato, non è così, ma è già nel triennio ho pubblicato, la tua riuscita a farlo vedere. Lasci 5 minuti. Sia nella ricerca e nella relazione con i bambini, sia nelle